Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Cafè, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Con tutti gli strumenti per cominciare quella che è la diretta di oggi, quella che è la diretta di oggi di Why Not Cafè italiani in Australia, che come ho scritto da più parti, un po' ovunque, Instagram, Facebook, LinkedIn addirittura, ha come ospite una, io l'ho definito una rock star del mondo sport and science una rock star perché come tutte le rock star sono un pochettino al di fuori di quello che è la normalità, e a noi la normalità non ci piace in sostanza. Intanto lo sto vedendo che sorride e fa no con la testa ma ormai l'ho detto. E questo ospite appunto si chiama Franco Impellizzeri, che adesso lavora come professore all'università University of Technology di Sydney, che mi viene molto meglio in inglese che in italiano, e poi appunto ricercatore del mondo, nel mondo sport e scienza. Allora, ci vorrebbe probabilmente 30 minuti di Why Not Cafè per elencare tutto ciò che ha fatto, diciamo, nella sua vita, però glielo faccio dire a lui, insomma, quello che è stato il suo percorso scolastico e lavorativo, perché sicuramente sarà più preciso di me. Io saluto tutti quelli che si stanno collegando, vedo Alessio, vedo appunto Rolando, vedo appunto il mio babbo che mi dice si vede, si sente, Massimiliano Ferrara, che poi leggerò tutto quello che è scritto, Luca Tonetti, Into the Wild, mio film preferito, bellissimo, e poi Carletto Piovanelli, anche lui, in collegamento dall'Italia. Quindi a questo punto, diciamo, visto che ci siamo tutti, vi dico anche, ragazzi, voi che siete collegati, magari condividete appunto questa diretta di Why Not per aumentare ancora di più le persone che appunto potranno godere un pochettino di quella che sarà la chiacchierata con Franco Impellizzeri, che tra 3 secondi, 2, 1, eccolo qua. Ciao Franco! Ciao! Ti è piaciuto Rockstar? Mi è dato della normale, ma va bene, dai. Ma perché la normalità non ci piace, insomma, la normalità non ci piace. No. Cioè, è un complimento indiretto, va bene. Esatto, esatto. È un complimento sottile, se vogliamo metterlo. Sì. Senti, come stai? Bene, bene. Sono come te, sono qua bloccato, relativamente bloccato. Ma a me non cambia molto, perché alla fine io lavoro davanti al computer ormai, quindi... Esatto. Anzi, risparmio la strada del lavoro. No, stavamo ridendo prima perché alla fine io e te ci divide più o meno 15 minuti di macchina, no? Perché sì, è vero. Ci divide 15 minuti di macchina, quindi la tua intervista sarebbe stata perfetta in una delle spiagge che appunto troviamo sulla strada appunto da Bronte a Maroubra, ma visti i tempi dobbiamo fare quello che si può fare, insomma. Esatto, è vero. Senti, ho detto, innanzitutto, tu cosa fai qui a Sydney, diciamo, di che cosa ti occupi? Io ho preso quasi 2 anni fa una posizione come professor, insegno fisiologia applicata e metodi di ricerca. Okay. E mi occupo quindi di ricerca, in realtà adesso mi occupo di allenare, sono il trainer dei futuri ricercatori nell'ambito delle scienze dello sport e continuo a fare ricerca nell'ambito dello sport e mi sto spostando anche sull'attività fisica per popolazioni speciali, popolazioni ortopediche, quindi in futuro mi sposterò anche un po' più in quell'ambito. Ok, popolazioni speciali cosa significa? Scusami. Popolazioni, cioè, diciamo, portatori di o patologie, popolazioni cliniche o popolazioni caratterizzate da qualche cosa in particolare. Facevo riferimento all'ortopedia perché stiamo sviluppando dei progetti sull'attività fisica e fattori di rischio cardiovascolari negli anziani che hanno protesi di anca e di ginocchio. Ah, ok, molto, molto interessante, molto interessante. Senti, volevo dirti, volevo farti fare a te, diciamo, una sorta di elencare quello che è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo, diciamo, da quando hai iniziato fino ad oggi, perché mi sembri un po' più la persona indicata per farlo. Ecco. Sì,
La mia percorso è un po' particolare, non è un percorso tradizionale, anche perché io mi sono iniziato a occupare di scienze dello sport in epoche in cui in Italia c'era ancora solo l'ISEF, che era in realtà un istituto dedicato soprattutto a creare insegnanti di educazione fisica. Quindi sono entrato in un ambiente in cui non c'era nessuna, non c'era storia in Italia, mentre all'estero già c'era da un ventennio. In Italia stava iniziando, quindi il mio percorso è particolare. Quindi, finito l'ISEF, ho iniziato a lavorare, quella è stata la mia fortuna, in un centro ricerche privato, che era il centro ricerche della MAPEI, che era stato creato per supportare una squadra di ciclismo professionistico, e lì ho avuto l'opportunità sia di avere i primi rapporti, le prime collaborazioni internazionali, anche entrare un po' nel mondo scientifico, legato molto all'aspetto allenamento, perché io quando ho iniziato mi occupavo di allenamento e valutazione. Poi durante questa mia prima esperienza, quasi per caso, chiesi quello che era il mio capo di sviluppare una ricerca, perché mi stavo occupando di mountain bike, allenavo la squadra di mountain bike della MAPEI, e avevo bisogno di alcune informazioni, e da lì è diventato poi il mio mestiere. Non è mai stato il ricercatore qualcosa che ho voluto fare, mi ci sono un po' ritrovato. Ho fatto quello, ho lavorato lì per 10 anni, poi sono diventato responsabile di ricerca del centro di ricerca della MAPEI, e poi volevo fare un'altra esperienza. Dopo 10 anni ero, non dico insoddisfatto, io sono un curioso, volevo imparare a fare qualcos'altro, e decisi di guardarmi in giro, soprattutto all'estero, e alla fine, la faccio breve, ho avuto varie offerte, ho deciso di cambiare proprio settore, mi sono occupato di ortopedia, appunto per questo adesso voglio sviluppare studi anche in quell'ambito, e mi sono spostato a Zurigo, sempre in un centro di ricerche privato di una clinica che si chiama Schultes Clinic, molto rinomata nel mondo, e mi sono occupato di clinimetrica, praticamente di misura di outcome clinici basati su percezione, quindi funzionalità, percezione del dolore, eccetera, che era una cosa per me completamente diversa. E avevo anche voglia di provare a lavorare in un altro ambito, soprattutto clinico, ed è stata, penso, una delle scelte vincenti in qualche modo, perché mi ha consentito di avere un bagaglio di esperienze che oggi anche tra i colleghi che si occupano di scienze dello sport è per me assolutamente un vantaggio, perché il livello di ricerca nell'ambito clinico è molto elevato ed è anche più elevato sicuramente delle sport science. Dopo 10 anni, ogni 10 anni cambio, ho ricevuto una email da un'università Perth che mi offrivano una posizione da research professor all'Edith Cowan, e parlai con la mia famiglia, e appunto per stare in tema ci siamo detti why not, perché no? Abbiamo iniziato, diciamo, questa nuova avventura, di cui sono ovviamente contentissimo, e per me è stato anche il rientro nelle scienze dello sport, perché nei 10 anni di ortopedia ho fatto ancora qualcosa nello sport, ma molto meno. Ho fatto delle cose nel calcio, perché lì dove lavoravo ho iniziato a collaborare con la FIFA, col centro di ricerca della FIFA, però erano attività collaterali, diciamo. E invece con l'offerta di rientrare nelle sport science, che comunque mi mancava molto, ho deciso di rientrare. L'unica cosa che mi manca adesso rispetto al periodo svizzero è perché in Svizzera ero tornato ad allenare atleti, quindi mi occupavo ho seguito per il quadriennio preolimpico la nazionale di scherma, e quello un po' mi manca, se devo essere onesto, allenare gli atleti, però bene. Va bene anche così. Non si può avere tutto. In questo momento non avrei neanche il tempo, perché qualcosa potrei anche trovare, ma onestamente non ho il tempo. Quindi cioè, questo è il mio percorso. Quindi da Perth poi sei venuto a Sydney, giusto? Sì, è stata quasi una coincidenza, perché io ho sempre collaborato molto con l'Australia. In Australia c'è l'Australia Institute of Sport, che era
uno degli istituti migliori al mondo, adesso è cambiato, è qualcosa di completamente diverso, però è stato un modello di scienze applicate allo sport per almeno un decennio. E chiamai, telefonai a un mio caro amico, che adesso è il mio collega, per chiedergli un po' come funzionava il mondo accademico australiano, perché io non avevo idea, e mi chiese: ma perché me lo stai chiedendo? E disse: ah, perché ho avuto un'offerta e la stiamo valutando. E lui dice: no, non puoi andare dalla concorrenza. E quindi dopo poche settimane mi arrivò un'altra offerta da loro, e poi da Sydney qui. Sì, e poi un'altra da Melbourne, quindi diciamo che ho avuto anche la possibilità di scegliere, e ho scelto Sydney e l'UTS. Quindi alla fine, alla base, vedi che non avevo sbagliato nella mia introduzione, appunto, l'hai detto tu, non ho un percorso tradizionale, quindi non ho un percorso normale tra le righe, non ho effettuato un percorso normale. E poi alla fine sei perfetto anche per quello che è il mondo di Why Not, perché se non sbaglio quello che ti ha guidato fino adesso, diciamo, nel tuo percorso lavorativo e personale è curiosità e voglia di cambiamento, e soprattutto voglia di prendere anche un pochettino le opportunità che capitano lungo il tuo percorso. Certo. Questa mi sembra. Certo. Sì, io credo che quando ci sono delle opportunità bisogna anche avere coraggio a volte di prenderle, e penso però anche che le opportunità a volte arrivano per caso, però più delle volte te le devi creare. Quindi chiaramente se tu lavori e fai le cose fatte bene, io sono uno di quelli che è convinto che prima o poi si raccolgono i frutti. Mi piace. Senti un po', ma come mai l'Australia? Beh, l'Australia è considerata a livello delle scienze dello sport tra le migliori al mondo, quindi in tempi non sospetti, mi sono sempre detto, l'unico paese in cui considererei di entrare nel mondo accademico, perché io ho collaborato, anche se in università, ma di fatto non sono mai stato full time un accademico, mi sono sempre detto sarebbe stato lì l'Australia. Per cui in realtà avevo avuto anche un'altra possibilità in passato, però era per una posizione più, in passato ti parlo di 10 anni fa, era per un altro tipo di posizione, quindi mi sono sempre detto se capita un'occasione buona, la prendo. Senti, parlando un pochettino di quello che è il mondo scolastico australiano, potresti dire un pochettino quelli che sono i pregi e i difetti di questo mondo scolastico? Guarda, è diverso, è molto diverso, è difficile anche da confrontare. Diciamo che per come approccio io le mie esperienze internazionali, non sono, ne avevamo già parlato, non sono il classico, diciamo così, lagnone, nel senso che apprezzo, cerco di capire le diversità, e secondo me le diversità non sono negative, anzi sono un arricchimento anche a livello di esperienza e cultura. Per cui spesso mi chiedono, anche rispetto ai miei figli che fanno l'high school qua, com'è, come non è, poi sai, uno l'idea è peggio, è meglio, è diverso, è difficile da confrontare. Per quello che riguarda il sistema universitario è sicuramente diverso, intanto qua c'è comunque una gestione un po' più manageriale, chiamiamola così, per cui io mi trovo bene, perché io i miei primi 20 anni li ho fatti comunque nel privato. Ok. Faccio più fatica, ho sempre fatto più fatica a collaborare con istituzioni pubbliche in Italia, perché non rientrano, i meccanismi non rientrano nel mio modo di lavorare. Okay. E quindi sì, sicuramente qua c'è un approccio manageriale. Io posso parlarti della mia esperienza all'UTS, chiaramente, non ho esperienza con tutte le altre università. Gli studenti sono molto, ma molto supportati, e noi dobbiamo essere a disposizione degli studenti, ed è giusto. Lo studente anche va visto, passatemi il termine, una sorta di cliente, loro pagano anche bene per usufruire di un servizio, di un'educazione, quindi in cambio vogliono anche un servizio, e siamo anche valutati su questo. La diversità è che qua non ci sono gli esamoni finali alla fine del semestre, trimestre, quello che è, ma gli esami vengono sempre spezzettati. Okay. Quindi
molto, secondo me questo è ottimo perché toglie un po' di stress e consente di spalmare anche come fatica, diciamo, per gli studenti su una finestra un po' più ampia. È molto interattivo e meno nozionistico. La differenza maggiore, e questo anche a livello di high school, vedo con i miei figli, è che la scuola italiana è molto più nozionistica. Qua è molto più interattiva, diciamo così, si valuta più la capacità di elaborare. All'inizio per me non è stato facile adattarmi a questo sistema, perché anche quando sviluppi gli esami, gli assignment, l'approccio è completamente diverso, per cui non è che chiedi semplicemente le risposte ormonali, almeno noi, le risposte ormonali all'allenamento, magari gli devi mettere un grafico, in che stadi, che cosa succede, cioè è molto più valutare la capacità di elaborare informazioni. In Italia è molto più chiaramente nozionistico che rispetto a qua. Senti, c'è un po' confrontandomi con qualcuno che ha fatto l'università qua o i master qua, diciamo, vedendo i confronti tra l'esperienza universitaria italiana e l'esperienza universitaria australiana, tante volte passa un pochettino il pensiero che qui in Australia sia più facile che in Australia, sia meno impegnativa. In un certo senso sì, ma perché come ti ho spiegato, lo studente è più agevolato anche nel fare gli esami. Già tu pensa rispetto all'Italia, se invece di fare 3-4 esami nella sessione invernale, gli esami li fai comunque nella sessione invernale, ma su una parte di programma che è un terzo, chiaramente quel periodo che solitamente per noi è super stressante lo diventa molto meno. Quindi questo sicuramente è vero perché è meno nozionistico, però è più facile in quel senso. Poi spesso si dice più facile come si lascia intendere che quindi sono meno preparati. Io su queste cose in genere lascio correre perché non, mi sembra una valutazione molto superficiale. Generale che non è reale. No, non è reale perché è vero, qui sono molto più specializzati da noi. Sì, si imparano tantissime cose e ti specializzi dopo. È un vantaggio o uno svantaggio? Non te lo so dire, non so solo che l'Australia, come altri paesi, come può essere la Svizzera e altri, non mi sembra che abbiano grossi problemi. Le case non crollano, crollano come da noi, i ponti neanche, quindi Sì, alla fine. mi sembra un problema veramente marginale. Se poi torniamo al discorso, ma in Italia all'high school al liceo si insegna il latino, che per la cultura, sì, è vero, io ho fatto lo scientifico, i miei figli facevano lo scientifico, è anche vero che chi fa lo scientifico sono il 30% degli studenti italiani, Sì. lo rappresenta l'Italia se andiamo a vedere. Quindi cerco di astenermi a questi. Io ricordo che quando è stato il mio momento, ormai parliamo di quasi 20 anni fa, no? Anche di più, del mio momento di scegliere, diciamo, la scuola superiore, io avevo scelto ragioneria, insomma, no? Perché mi piaceva lavorare con i numeri. Però tanti miei amici, diciamo, la percentuale di chi aveva scelto il liceo scientifico era molto alta. Era molto alta perché avevano già l'idea di andare all'università. Quindi il liceo scientifico veniva visto proprio come una porta d'ingresso per l'università. Adesso non so se si siano abbassate le percentuali delle persone che vanno al liceo scientifico, No, sinceramente non lo so. considera che sì, anche ancora adesso, visto quando i miei figli hanno fatto lo scientifico in Italia, l'idea è quella di poi andare all'università, chiaramente. Io quando ti parlo di 30% mi riferisco alle medie nazionali, perché sono medie che per vari motivi ho sempre tenuto sott'occhio. Quindi noi di solito trasportiamo la nostra esperienza personale su tutta l'Italia. Anche nella mia scuola molti avevano fatto lo scientifico, però se vai a vedere i numeri, il 100% degli studenti italiani sono un 20-30%, vanno nei licei, Sì. vanno su altre scuole. Senti un po', approfittando un pochettino che tu sei dentro questo mondo, se un ragazzo si fosse laureato da poco, avesse comunque una preparazione scolastica italiana in scienze motorie, per dire, e in questo momento magari sta guardando un po' all'estero per
continuare a studiare, continuare ad evolversi, continuare a migliorare dal punto di vista del suo bagaglio scolastico. Consiglieresti quindi un master qui, magari qui in un corso di studi qui in Australia? Sì, sì. No, quello lo consiglierei assolutamente, è sicuramente una buona integrazione. Tanto se hai fatto un bachelor in Italia, una triennale, l'hai fatta bene, hai anche una buona base nozionistica. I master anglosassoni, diciamo, sono fatti molto bene. Poi, giusto per spiegare a chi magari si ascolta, i master qua non sono i master italiani sono dei corsi universitari. Il master da noi è l'equivalente della magistrale o della specialistica in Italia, quindi assolutamente lo consiglio. Poi chiaramente c'è un problema di costi, perché per un international fare un master qua costa parecchio. E sì, dal punto di vista di sbocchi lavorativi? Dipende, allora qua ci sono degli sbocchi che in Italia stanno partendo adesso e qua invece ci sono più consolidati, tipo gli exercise physiologist nell'ambito clinico. Qui c'è, oltretutto c'è l'ESS, che è l'associazione Sport Science australiana, che dà le certificazioni, quindi lì c'è un buon mercato. A livello sportivo il mercato è limitato come ovunque, specialmente ad alto livello, e non potrebbe essere altrimenti, perché se pensate a quante squadre professionistiche ci sono, i posti sono limitati a quelle, se si ragiona in questi termini. È vero che in Australia ci sono più posti, perché ci sono più sport a livello professionistico che hanno diciamo una buona movimentazione di soldi, perché parliamo di football australiano, rugby, league, union, calcio meno, però comunque c'è anche lì qualcosa. Quindi ci sono più realtà professionistiche in cui si possono trovare, in cui ci si può posizionare, però sono sempre limitati come posti. Se metti insieme tutte le squadre professionistiche di prima e seconda divisione, i posti sono quelli, ecco, non è che ce ne sono di più. E poi ci sono i soliti sbocchi, comunque più fitness e giovanile. Infatti di questo volevo dirti, visto che diciamo il mio ambito è il calcio, quindi mi confronto spesso diciamo con allenatori piuttosto che preparatori atletici che arrivano qui in Australia o che hanno voglia di venire qua in Australia a fare un'esperienza, alle volte però vengono qua in Australia e rimangono un pochettino, cioè fanno un po' di fatica ovviamente a trovare lavoro, non trovare lavoro nel calcio, perché lo puoi anche trovare, no? Però trovare un qualcosa che gli permetta di crescere a livello, diciamo, a livello professionale, ok? Cioè magari trova da fare qualcosa, ma non sente che sta crescendo a livello professionale. Secondo te, oltre al calcio, altri sport potrebbero essere importanti, diciamo, nello sviluppo professionale di un preparatore atletico, ad esempio? Assolutamente. Diciamo che, anzi, un consiglio che posso dare, cercare di accumulare esperienza anche in altre discipline, sicuramente rugby, sicuramente football australiano, ma anche cricket, sono tutte discipline in cui ci sono delle ottime strutture di solito nelle squadre e conosco molti preparatori che secondo me sono ottimi, quindi esperienze a quel livello sicuramente sono importanti e utili e allargano un po' la visione, perché poi se uno nasce e cresce nel mondo del calcio, pensa che quello che si fa nel calcio è l'unica cosa possibile, e quando ad esempio io mi trovo a discutere dei carichi di lavoro che magari sono troppi nel calcio, se uno andasse a vedere i carichi che si utilizzano in altre discipline si accorgerebbe che non sono così elevati come possiamo pensare. Quindi sicuramente ti cambia la prospettiva. E senti, alle volte però viene fatta anche un pochettino questa, diciamo, questa obiezione, no? Viene detto, sì, però se io vado a lavorare nel rugby o nel football o nel cricket, io non conosco le regole del rugby, del football, del cricket, no? Cioè, ho, tra virgolette, un pochettino timore di essere un pochettino in difficoltà nel sviluppare quello che è il mio lavoro. Tu come la vedi, certo, questa cosa? No, questo in parte è vero, in parte è anche vero che dipende anche un po' da come approcci le discipline. Chiaramente se vai a lavorare nel cricket non è che vai lì e ti inventi il lavoro, bisogna anche documentarsi, se è il caso andare a vedere come si allenano gli altri,
sicuramente è una difficoltà non venire dal settore, ma sicuramente si può migliorare. Io quando ho iniziato a lavorare con gli schermitori non sono mai stato uno schermitore, però passi il tempo con altri preparatori che lavorano nell'ambito, passi il tempo con gli allenatori, inizi a guardarti i video, discuti con loro, cerchi di vedere quello che hanno fatto prima e cosa si fa normalmente, da lì parti, poi negli anni sicuramente accumuli esperienza. Che poi mi è venuto in mente adesso mi viene... ogni tanto arrivano notizie un po' del mondo del cricket, di gente che infarta, perché poi giocano a cricket quando qua fa un caldo incredibile, c'è il momento del cricket e tante volte le partite di cricket durano anche 8 ore e ci sono giocatori che infartano proprio sul campo dal caldo, no? Quindi mi sono immaginato questo preparatore che deve preparare questi ragazzi anche, come dire, a resistere a questi momenti, forse. Ma questo si fa spesso anche... Noi abbiamo dei dottorandi che lavorano con il Rugby Australia o delle squadre di rugby, magari se devono andare a fare tornei in paesi in cui fa molto caldo, oppure adesso purtroppo le hanno spostate, se per le Olimpiadi si prevedevano delle temperature molto elevate, quindi ci sono metodi, diciamo, per acclimatizzarsi, per abituarsi al caldo, ci sono delle strategie per affrontare queste situazioni. Poi chiaramente si fa quel che si può, poi certo. Stai oppure sotto 40 gradi non è che i miracoli non li può fare. No, infatti mi fa ridere ogni tanto quando li vedo giocare, passo di lì, io in macchina con l'aria condizionata proprio a manetta, come si suol dire, e li vedo lì che giocano tipo 8, cioè 9 ore sotto il sole, principalmente sono fermi, bloccati. Una volta mi sono fermato a guardare, gli ho chiesto, sentite, mi spiegate un attimino le regole, perché io vi vedo contentissimi quando succede qualcosa, ma vi vedo più del tempo fermi, quindi non lo capisco. E allora mi hanno spiegato un attimino, insomma, come era tutta la cosa, abbastanza divertente. Ecco, un'altra cosa, c'è un po' la differenza dell'allenare qua il calcio, no? Adesso mi è venuto in mente... c'è il fatto che tante volte tu alleni dei ragazzini che hanno delle esperienze molto diverse dai ragazzini italiani. Ad esempio, ci sono ragazzi che non vengono alle partite perché devono andare a giocare a cricket. Sì, questa è la differenza, una delle differenze importanti, e credo che... io ho parlato con molti preparatori, allenatori italiani qua, che non sono convinti, si chiedono ma come mai, nonostante non abbiano queste strutture, diciamo, professionali, riescano comunque ad andare bene in certi sport, cioè non si capacitano di questa cosa. In realtà io credo che sia una cosa su cui riflettere, perché io vedo anche gli amici dei miei figli, loro vanno, non so, un giorno alla settimana fanno il loro torneo di basket, un giorno alla settimana di football australiano, a volte giocano e non si allenano prepararsi, e qualcuno vede questa cosa come un difetto di questo sistema. Io invece cerco di capire come mai un sistema che per noi è anomalo in realtà produce dei buoni risultati, perché se andiamo a vedere anche nel basket ce ne sono parecchi di giocatori in NBA che vengono dall'Australia, quindi proprio così negativo non è. Quindi bisogna farsi due domande, forse. È che alle volte, specialmente in quelli più grandicelli, ti dà l'idea che manchi un pochettino il focus. Cioè, nel senso, non lo so, io sono cresciuto giocando semplicemente a calcio. Cioè, il mio sport era il calcio, non ho fatto altro. Anche perché nel momento in cui cominci a fare calcio un attimino, non a livello professionale, nella squadra del paese, fai quello, punto. È difficile vedere uno che un giorno fa calcio, un giorno fa basket, un giorno fa pallavolo, un giorno fa altro, no? Quindi un po' la nostra resistenza di allenatori è alle volte di confrontarsi con queste cose vedendole come una mancanza di focus. Sì, è una cosa su cui si discute spesso. Discuto spesso con chi viene da realtà più europee, diciamo. Qua è molto più ludico, diciamo, viene presa meno seriamente, questo è vero. Che questo sia un male non lo so, è il discorso che facevo prima. Sì, è un altro tipo. Giocare, e se vogliono giocare a cricket quel giorno vanno a giocare a cricket. Sì. Si vogliono divertire e fanno quello che gli serve per divertirsi.
che poi in certo senso è quello che noi magari insegniamo o quello che ti insegno nei corsi, se l'approccio multivalente, multilaterale, fare questo e fare quello, in realtà qui lo fanno spontaneamente. Senti un po', quindi diciamo, parlando un pochettino di quello che un preparatore atletico, comunque un allenatore, trova, deve avere per riuscire un pochettino in Australia, ovviamente l'adattamento, perché la cultura è totalmente diversa dalla nostra. Secondo te il preparatore, l'allenatore, deve avere anche qualche altra qualità o caratteristica per riuscire, per essere un pochettino appetibile, diciamo, nel mondo del lavoro australiano? Beh, sicuramente deve avere esperienza pratica. Cioè tu puoi fare scienze motorie, puoi fare quello che vuoi, ma se non dimostri un'esperienza pratica e vuoi fare il preparatore, fai fatica, almeno che non ti proponi come assistente per iniziare, allora in quel caso ok, che ci sta, perché la pratica e l'esperienza devi farla, però sicuramente esperienza è importante. Ed esperienza non vuol dire soltanto, non so, se sei nel calcio, ben preparato nel calcio, ma può anche voler dire avere esperienza in altre discipline, che sia magari un corso di pesistica piuttosto che altre cose, magari esperienza con l'atletica. Queste cose sono valutate molto, queste esperienze anche abbastanza ampie. Okay. Una cosa che vedo che qua è comunque valutata, che non mi aspettavo, è se tu sei un preparatore e in più è anche una formazione più scientifica, è a livello professionistico può essere anche un qualcosa che può fare la differenza. Formazione un po' più scientifica in che senso? Avere anche un dottorato di ricerca, molti dei nostri studenti fanno il dottorato di ricerca, ma sono preparatori, quindi saranno preparatori con tanto di dottorato. Prima si parlava di un amico in comune, Andrea Zalin, sì, che è preparatore, ha vinto con Ranieri anche nella Premier League, e lui ha un dottorato di ricerca. Maurizio Fanchini, che adesso che è stato preparatore per anni ed è alla Roma, ha un dottorato di ricerca e ha avuto delle offerte anche da qua. Diciamo che tra le professioni che poi la nostra categoria può fare, che c'è meno in Europa, in Italia pochissimo, è l'head of performance, il capo della performance, quello che sviluppa e coordina lo staff che lavora con la squadra. Quindi ecco, ci sono queste caratteristiche che possono essere un qualcosa in più, diciamo, appetibile in tutte quelle che potrebbero essere gli sport, diciamo. Come dicevamo prima, focalizzarsi soltanto su uno sport può essere limitante, se vogliamo, perché si potrebbe anche trovare altro in altri sport. Assolutamente, buona opportunità in altri sport. E secondo te, dal punto di vista, diciamo, nel mondo attuale, nel mondo odierno, per una persona che vuole un attimino lavorare nel mondo dello sport, che sia il calcio, che siano altri, diciamo, altri sport, avere esperienze diverse da quelle che è lo sport, è un qualcosa, diciamo, avere una preparazione diversa, che ne so, legata al marketing, al business, piuttosto che ai social media, secondo te può essere un aiuto per queste persone? Dipende che ruolo vuoi coprire, chiaramente. Ad esempio, se sei un head of performance, tanto appunto noi abbiamo un master in high performance che punta a quello, gli ambiti che devi maneggiare non sono solamente quello, diciamo, legato alla preparazione, ma sono quelli legati alla gestione. Quindi esperienze come marketing e gestione sicuramente sono importanti. Poi adesso come adesso la visibilità sui social è diventato un biglietto da visita importante per promuoversi anche, e quindi in qualche modo procacciarsi anche dei clienti o del lavoro. Quindi secondo me sì, sono assolutamente importanti. Lo consiglio, anche perché tante volte mancano le opportunità, ma i social media al giorno d'oggi offrono delle opportunità che ad esempio tu non hai avuto. No, esatto. Ma io, guarda, ti dico, in realtà il mio percorso è stato abbastanza particolare, perché io ho fatto anche dei training un po' più manageriali, anche sul controllo della qualità, Six Sigma, con dei sistemi particolari, che inizialmente io stesso mi sembrava di buttare via il tempo. Invece sono tra quelle cose che hanno fatto una grande differenza nella mia carriera, perché
ho approcciato delle problematiche con un'altra prospettiva, perché a volte noi anche nelle scienze dello sport ci inventiamo, cioè reinventiamo la ruota, mentre ci sono altre aree che sono appunto management e marketing che certe problematiche le hanno già affrontate e probabilmente spesso le hanno anche già risolte. Esatto, esatto. No, ma poi io penso al mondo dei social, nel quale, grazie al quale stiamo facendo queste interviste, insomma, e cerco sempre di spingere un pochettino i miei amici, diciamo, legati a vari tipi di mondo, no? Ognuno c'ha il suo, no? E se vogliamo, questo momento in cui ci ha costretto un pochettino a tutti in casa, ok? Ho visto finalmente che molte persone hanno cominciato a utilizzare i social anche per promuovere quello che loro fanno nella loro vita di tutti i giorni, ok? Certo. Poi c'è tanta gente che si mette lì soltanto a sfogarsi e scrivere cagate, ma quelle la lasciamo stare. Però c'è tanta gente che invece ha trovato una sorta di, come dire, di scusa per lanciarsi. E secondo me al giorno d'oggi dovrebbe essere all'interno della propria gestione del tempo, trovare il momento per proporsi in qualche modo attraverso i social, no? Senza, anche se il tuo mondo è un pochettino un po' difficile, perché sono tanti diversi tipi di opinioni, ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo, quindi non è neanche facile alle volte buttarsi fuori. No, diciamo che da noi nel mio mestiere, diciamo, ormai i social sono diventati fondamentali, perché la visibilità di un ricercatore, nel bene o nel male, oggi avviene attraverso i social. Io ho un rapporto abbastanza conflittuale, sono considerato un trollone nei social. Ovviamente io ho diversi approcci, cioè quello, diciamo, Facebook, che è quello più dove mi lascio andare, poi c'è quello più professionale, sì. Però se c'è qualche ricercatore che ha pubblicato un qualcosa che secondo me è questionabile, la battutina o la cosa, la discussione la faccio partire sicuramente, ed è un modo in realtà per migliorare. Per confrontarsi. Assolutamente. Quello che purtroppo sta succedendo è che per quanto sia importante, ormai la visibilità è talmente dipendente dai social che anche se tu sei un super ricercatore puoi avere meno peso di un ricercatore magari meno bravo, che è un po' più commerciale. Perché è più conosciuto nei social. Mi è capitato di andare a dei convegni in cui c'erano con me persone a parlare bravissime, gentilissime, simpaticissime, ma che non conoscevo, ed obiettivamente neanche con un background, un curriculum da così importante da poter essere invitato. Però poi chiedendo ma come mai, cosa faceva questo speaker, è famosissimo sui social, quindi chiaramente questi meccanismi stanno cambiando un po'. Sì, gli equilibri, bisogna anche stare un pochettino attenti, insomma, perché alle volte c'è troppa, diciamo, troppa visibilità senza fatti, diciamo, a parte che però lo smascheri subito quello che racconta cagate, insomma, no? Cioè nel senso che se poi non c'è la sostanza dietro, uno che ne sa un pochettino ti va a smascherare. Sì, però considera che con i social tu non arrivi solamente agli esperti del settore che possono capire che stai dicendo, arrivano la massa. Sì, quella massa sì. Non è in grado di giudicare, se, ad esempio, se uno studio è fatto malissimo, pubblicato su una rivista predatoria, o non è in grado, e quindi il peso che ha uno studio che tu ci hai messo magari un anno guardando tutto è uguale a quello di uno che ci ha messo 2 settimane. Fatto male, ed è difficile anche da spiegare, perché può sembrare che tu vuoi parlare male di qualcun altro, no? Certo. E poi in realtà la scienza è un sistema che si autocorregge, quindi la critica è parte del processo scientifico. Farlo sui social diventa più complesso, però no, si beh, parla anche quello. Cioè, poi in questo momento particolare storico, dove è veramente difficile trovare un'informazione corretta, no? Un'informazione giusta. Volevo dirti che tu sei una delle mie fonti di informazione, nel senso che quando tu pubblichi qualcosa lo leggo, ok? Perché dico, allora vuol dire che ha senso, vuol dire che è intelligente questa informazione, ok? Te lo volevo dire così in diretta, perché... Ma io spesso, ad esempio, adesso, vabbè, visto anche la problematica, faccio dei post, ma io di solito posto cose di altri, nel senso che sfrutto il mio lavoro, che è quello anche di sapere selezionare le fonti, di scegliere fonti attendibili,
in cui non si dicono boiate, cerco di veicolare informazioni ufficiali e non Anche per aiutare un po' le persone che hanno meno, come dire, competenze nel te, di tue nel valutare, diciamo, se l'informazione è corretta o meno. Intanto ti dico che Luca Tonetti dice: io prima di pubblicare qualcosa di scientifico sportivo penso a cosa commenterebbe Franco nei miei post. Quindi esatto. Io ho paura che lo trollo. Quindi c'è Io trollo a prescindere. esatto, per creare quella confusione. Senti, un piccolo regalo per tutti quelli che ascolteranno questa o che stanno ascoltando questa intervista. Visto che sei un personaggio, diciamo, di spicco nel tuo ambiente, voglio dire, molto seguito, potresti dirmi quale caratteristica dovrebbe avere una persona per collaborare con te? Collaborare in che senso? Nel senso, collaborare a livello lavorativo, una persona perché potrebbe essere attratta da te, diciamo, che competenze dovrebbe Dico, io nella mia carriera ho dovuto spesso e volentieri scegliere le persone, non solo che lavorassero con me, ma anche con altri. Quindi io ho sempre lavorato in team e ho avuto la fortuna di potermelo scegliere. Quindi ti posso dire che cosa cercavo quando ho costruito questi team. La prima cosa è esattamente quello che ti ho detto, l'abilità di lavorare con gli altri. Io ho sempre detto anche nelle interview, durante i colloqui, che di geni che non sappiano lavorare in gruppo io non li voglio. Io ho sempre creduto molto nel condividere, nel discutere tra persone. Non mi piacciono i sistemi troppo gerarchici, cioè io voglio avere con me persone che se pensano che io ho sbagliato, me lo dicano e non che abbiano paura. Quindi questo sicuramente l'abilità di lavorare con gli altri è una caratteristica direi fondamentale. Se tu hai una squadra di scappati di casa, anche se hai Ronaldo, non vinci. Quindi devi avere una buona squadra. L'altra cosa è non mi piacciono i lagnoni, quelli che si lamentano, non mi piace in generale nella vita. Non perché non ci si può lamentare, mi lamento anch'io, ma non mi piace chi si lamenta A prescindere. sempre. A prescindere, e ad esempio una regola che io ho sempre avuto con i miei collaboratori è la mia porta è sempre aperta, qualsiasi problema potete entrare, ne parliamo, ne discutiamo, ma per ogni problema che mi tirate fuori mi dovete dare almeno una soluzione, una vostra opinione su una possibile soluzione, perché se no, cioè, è come fare l'opposizione al governo, sì, è fatto, qualsiasi cosa uno faccia trovare qualcosa che non vada, Certo. che mi sta anche bene, però non deve diventare uno sport. Quindi ho sempre chiesto che si fosse propositivi, non soltanto lagnoni. E questa è una cosa, la lamentela a prescindere è una cosa che non tollero anche nelle mie amicizie, diciamo. Anche perché almeno c'è, anche perché porta un pochettino di malumore, voglio dire, cioè nel senso va bene la lamentela, va bene però mi deve, portare la soluzione vuol dire già che stai facendo qualcosa di attivo, di proattivo. No, chiaro, anche perché se no è veramente una perdita di tempo, cioè è come adesso con tutto quello che sta succedendo, io magari discuto con conoscenti e amici che qualsiasi cosa venga fatto qua in Italia non gli va bene, però ci sono i problemi ci sono, però l'alternativa, cioè tu fossi tu al posto di qualcuno cosa faresti? Ma non è il mio ruolo, ho capito, però è anche facile dire che non va mai bene, cioè, non è facile prendere decisioni e si sbaglia. Sì, Quindi sì. sbagliare, se uno non fa, non sbaglia, quindi non la vedo così negativa No, anche ma poi nei confronti. specialmente parlando del momento storico che stiamo vivendo è senza precedenti, quindi non è che c'è un manuale di istruzioni che ti dice nel 40 avevano fatto così. No, è una cosa nuova, cioè gli stessi ricercatori stanno ancora ricercando diciamo, la verità in tutto quello che sta accadendo, quindi ogni tanto quando leggo, io ho imparato a nascondere tanto in questo periodo, diciamo, della mia vita social, ho imparato a nascondere tanto le persone. Alla terza notizia che
che ogni volta è sempre una cavolata, un lamento inutile, via, nascondi. Ho scoperto questo bottone nascondi ed è uno spettacolo, perché poi ho riscoperto pagine o persone che non vedevo da tanto tempo. Invece ne sta proprio togliendo dell'amicizia. Ecco, tu sei più radicale, ecco. Senti, arriviamo verso la fine, che infatti ti avevo detto che avevo detto durerà mezz'ora, ma poi sapevo già che sarebbe andato molto di più. Senti un po', prima hai parlato tanto di, diciamo, di tutto quello che è stato il tuo percorso, delle opportunità che hai colto, delle, diciamo, dei cambiamenti che hai portato nella tua vita. Quali sono stati, appunto, i momenti why not più decisivi di tutta la tua esperienza, appunto, collegandoci al nome, appunto, della trasmissione Why Not? Ma una te l'ho già accennata, quando sono venuto qua, considera che io avevo una posizione buona in Svizzera, a Zurigo, che è una città bellissima, super efficiente, cioè il sistema svizzero è veramente come lo si racconta, lavoravo in una clinica tra le migliori al mondo, quindi non avevo necessità di cambiare, mi mancava lo sport, quindi e soprattutto avevo i figli che iniziavano a crescere, e la cosa che io ho sempre voluto è che avessero una mentalità internazionale, che non crescessero con una mentalità provinciale, che non crescessero con la mentalità di chi ha paura delle diversità, delle critica. Non mi piace chi giudica, io sono un ospite qua, posso anche non essere d'accordo, però non mi permetto di giudicare quello che si fa in casa degli altri. Quindi mi sono chiesto perché no, è arrivata l'occasione, perché no provare a cambiare ed andare dall'altra parte del mondo. Infatti. Quindi un altro why not è stato quando ho fatto il dottorato. In realtà io facevo ricerca, avevo già le mie pubblicazioni e mi è stata chiesta questa possibilità mi è stata offerta la possibilità di fare il dottorato in Norvegia, e mi sono detto ma perché no, io già lavoravo, quindi ha comportato tanti sacrifici ma è stato un investimento, quindi ecco, forse questi sono i due why not, diciamo, i due momenti più decisivi. Secondo te qual è stata un po' cosa ha fatto la differenza, diciamo, nel tuo percorso, che possiamo definire tranquillamente di successo, voglio dire, qual è stata un po' la differenza che ti ha portato a... Onestamente, probabilmente che non ho mai cercato il successo, cioè io non ho mai fatto nulla per, non so, la carriera o queste cose, ma veramente, io ho sempre fatto le cose perché mi piacevano e le volevo fare bene, cioè volevo essere bravo nel mio lavoro a prescindere dalla carriera. Dirti che ho programmato qualcosa, no, io ho iniziato a fare ricerca, ho fatto le mie cose, ho cercato di fare il meglio possibile e appunto facendo molto mi sono creato delle opportunità che poi in qualche caso ho preso, perché io quando ho lasciato l'Italia, anche in quel momento io avevo una posizione molto buona, ero un quadro, quindi avevo macchina aziendale, tutte queste cose qua. Quando io sono andato via mi hanno dato tutti del pazzo, del matto, però volevo migliorarmi, sono andato via perché volevo migliorarmi e pensavo che dov'ero non potevo migliorare di più, e per migliorare ti devi mettere alla prova, devi metterti in situazione, andare fuori da quella che si dice la comfort zone. Oltretutto a quei tempi in Italia rischiavo di diventare anche troppo presuntuoso, perché in Italia, essendo da poco nate le scienze dello sport, chiaramente ti fai un nome in fretta. Se non ti confronti a livello internazionale pensi spesso di essere più bravo di quello che sei, e quindi io quel rischio non lo volevo correre. Quindi ho sempre fatto il meglio che potevo, più che altro ho cercato di migliorare me stesso, e poi è venuto quello che è venuto. Senti, in un'altra intervista ho sentito che in passato non hai fatto vacanza per tanti anni, perché ti eri buttato sui libri a studiare. Sì, sì, il problema è che il mio lavoro è la mia passione, quindi ma anche adesso a volte esagero. È lì dietro tua moglie, l'ho vista prima che passava. sì, è vero. Ti ho detto è vero. Sì. Perché magari il weekend devo lavorare o magari sto fino alle 3, alle 4 di notte, anche perché qua, essendo dall'altra parte del mondo, quando
il momento in cui puoi interagire con gli altri, non so, in Europa, in America, è spesso la sera e la notte. Quindi sì, è stato un gran sacrificio, ma non è stato un sacrificio, perché l'ho fatto, è stato per una passione. Scelta, esatto, una passione. Bene, bene, quindi la fame ti ha portato, insomma, a essere dove sei adesso. Fame la curiosità, io sono un curioso, voglio capire le cose, quello. Il consiglio che daresti a, diciamo, ai più giovani o a persone che vogliono intraprendere il tuo percorso è proprio questo, immagino. Guarda, ci vuole passione. Io quando vedo qualcuno che vuole intraprendere questa carriera come fosse un normale lavoro, in un certo senso lo capisco, perché forse riescono a tenere un equilibrio tra vita privata e lavoro. Dall'altro, se manca la passione, puoi diventare un buon ricercatore, ma non potrai mai fare la differenza. Io tutti quelli che conosco che fanno la differenza, tutta gente che ha passione, lo fa con passione. Mi piace, mi piace. Senti, nel frattempo ti riporto altri spettacolo: Franco Impellizzeri, Mario Guerrero Tirloni, ed è proprio per questo che ti dicevo una rockstar, perché tutti i ragazzi che mi hanno fatto il tuo nome, inizialmente, prima di dirmi è un professore o ricercatore, mi hanno detto è un grande. Tutti i miei amici li ho mandati. E allora, avendomi detto è un grande, io ho capito che, insomma, non era un normale professore o un normale ricercatore, era qualcosa di più, insomma una rockstar, no? come si suol dire. No. Senti, no, credo che questa empatia che ho con le persone, perché no, non sono un barone, cioè non mi piace atteggiarmi da barone, nel senso, io sono uno che ha le proprie convinzioni e sono combattivo su quello, però per me le persone, il peso delle persone viene da quello che dicono, non da quello che sono, cioè, perché ho subito la stessa cosa io quando ero più giovane, non avere credito, non perché dici cose che sono sbagliate, ma perché non sei considerato qualcuno, è una cosa che non ho mai sopportato, quindi cerco di evitare di fare gli stessi errori, per cui io spesso e volentieri dico che per me è un professore, una cosa, un professore universitario o uno studente hanno grosso modo lo stesso peso, se è una cosa che condivido e trovo intelligente non mi fa differenza. Mi piace, e qui, se non sbaglio, c'è un ambiente che rispecchia molto questa cosa, il fatto del rapporto professore-studente. Sì, per questo l'Australia è stata anche una delle mie delle opzioni che avrei considerato, perché non sono, come ti ho spiegato, non mi piace questo rapporto gerarchico, qui ti chiamano Franco, è molto amichevole. Franco o Frank? Franco. Ah, ok. io scherzosamente mi dico di chiamarmi Don Franco, ma gioco un po' sullo stereotipo, mi piace fare autoironia. Però sì, c'è un rapporto molto amichevole, questo a me piace tantissimo, ma anche tra colleghi mi diverto tantissimo, io lavoro, non c'è un ambiente pesante, è molto rilassante. Mi piace, senti, ti faccio la domanda madre di Why Not, che è quella legata appunto al cambiamento, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo sfiorato più volte in questa nostra chiacchierata, quindi ti chiedo anche te un po' qual è la tua definizione di cambiamento? Il cambiamento non ho una definizione, posso dire, perché penso che cambiare ogni tanto sia importante, perché cambiare vuol dire fare altre esperienze, e cambiare vuol dire anche dimostrare di avere la capacità di adattarsi e di essere flessibile, cosa che vedo abbastanza rara, anche visto che parliamo di persone che vanno anche all'estero. Io ho fatto 10 anni in Svizzera, adesso sono qua. Andare in un altro paese e cercare di riprodurre nel piccolo tutto quello che hai lasciato, secondo me è sbagliato, perché non vuol dire che se tu non riproduci le tue abitudini che hai lasciato non stai rendendo onore alla tua patria, vuol dire che secondo me stai perdendo un'opportunità, che è quella di capire un'altra cultura. Io poi sono metà italiana e metà vietnamita, perché mia mamma è vietnamita, quindi chiaramente ho un approccio un po' diverso alla vita, però non mi piacciono, come avrei già capito, questi né i pregiudizi né il considerare le diversità sempre qualcosa di negativo. Per cui cambiare vuol dire essere flessibili, essere anche aperti a quello che ti può dare il mondo. Mi piace. Senti, Franco, è stato un piacere immenso. Grazie a te.
Ti avevo detto che sarebbe durato un'ora, siamo a 58 e 40, Oh, 41 sì. secondi. Spezzala perché sennò Ma io credo che chi avrà il coraggio, diciamo, e la determinazione di arrivare fino alla fine di questa diretta, che poi appunto diventerà un video su YouTube, diventerà un podcast su Spreaker e Spotify, ne uscirà migliore, come dire. esagerato. Beh, sicuramente si porterà a casa qualcosa, dai, almeno io Ma me la sono portata a casa. Senti, lo spero. Io ti ringrazio comunque per l'invito, perché è una bella iniziativa quella che gli italiani all'estero possano parlare della propria esperienza. Quindi ok, faccio i complimenti. grazie mille. Senti, scusati, nel frattempo, grazie Paolino, un'intervista fantastica. Luca Tonetti ci scrive: bene, sono proprio Ciao contento. Luca. Ciao Mario. Ero in attesa del suo giudizio finale, insomma, perché gli ho detto: senti, ascoltami e senti poi alla fine. Senti, chiedi scusa a tua moglie e ti rimando da lei. Ok, Va bene, ti scusa, hai detto che ti scusa. Ciao perfetto. Ciao Franco, buona serata. a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. Eccoci qua, rientriamo in studio. Ok, innanzitutto entra nei record delle interviste di Why Not, perché non eravamo mai arrivati a un'ora di diretta, però credo insomma che i contenuti siano stati tanti e interessanti soprattutto, e credo che questa intervista potrà essere d'aiuto, diciamo, principalmente alle persone interessate al mondo dello sport, perché diciamo, lo sport è stato lo sport in Australia, all'estero, esperienze di sport, diciamo, non solo in Italia, ma anche all'estero, è stato un po', diciamo, il protagonista di questa intervista, ma anche Franco con la sua storia, con i suoi aneddoti e con i suoi consigli, credo che possa essere d'aiuto a tanti ragazzi che in questo momento là fuori stanno cercando un po' di risposte e stanno cercando un pochettino di capire che strade prendere. Nel frattempo Mario dice: grazie, sono arrivato tardi, me la risentirò, bravo Mario. Mattia ci fa gli applausi e Rolandone dice: un altro colpo fatto, insomma. Io, come al solito, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì. Domani non si va in onda, è per questo che l'ho fatto durare 60 minuti, se meno 30 minuti oggi, 30 minuti domani e siamo a posto. Mercoledì mattina alle 9 ci sarà Danila da Darwin. Questa intervista finirà poi sul canale YouTube di Why Not e in versione audio sul podcast che potrete trovare su Spreaker, Spotify, Google Podcast. Dappertutto. Buona serata a tutti. Ciao ciao. Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why not? I like it. Why not? I like it. Why not? Hai capito benissimo. I like it.